La partita oggi al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nel derby della Zagara tra Borgo Crecanico e Bovese. La Bovese è rimasta in partita per quasi tutta la partita, ha avuto la possibilità di pareggiare. Mister Pavilianiti. Diciamo che purtroppo quando si parte con un gol regalato, penso che l'abbiamo visto tutti, poi diventa tutto più difficile. Abbiamo fatto il possibile e l'impossibile per poterla mettere dentro, un po' la sfortuna, un po' la poca lucidità dei nostri attaccanti, la partita è andata così. Poi in ripartenza giustamente il secondo gol ci sta pure, però i ragazzi comunque sono rimasti sempre in partita, abbiamo cercato sempre di fare quello che potevamo fare per quanto riguarda la fase d'attacco. Avete visto comunque che abbiamo sviluppato un bel gioco, siamo stati anche in partita, anche subendo il primo gol a freddo su un errore nostro del difensore, diciamo che ci può stare, anche se dobbiamo stare un po' attenti. Il secondo gol è arrivato nel periodo di maggiore pressione da parte della Bovesi. Ma questi sono i gol che si era spinto in avanti con tutti gli organici, centrocampisti, difensori, attaccanti alla ricerca del gol del pareggio. Una parata miracolosa dell'ex di turno sul bomber Petronio. Ho cercato di spingermi il più possibile, a quel punto la partita era un po' compromessa, cercando di mettere qualche centrocampista un po' più offensivo di Bonino Petronio, ma purtroppo poi in contropiede ci sta che andiamo a prendere il gol. Prossimo turno? Giochiamo in casa contro la prima in classifica, il Ravagnese, altra partita molto delicata. Ci prepareremo questa settimana ad affrontare questa partita con molta forza e con molta caparbietà. Mister Cormagia, avete vinto il derby, un commento tecnico-tattico libero? Ma libero, siamo contenti innanzitutto del risultato, perché in un derby non è mai facile. Siamo stati bravi a passare in vantaggio subito con Martino, poi sul finale Ielo ci ha dato la tranquillità che ci serviva, perché non ricordiamo abbiamo affrontato una forte Bovese, quindi evidentemente non è stato semplice, anche se abbiamo vinto 2-0. Faccio i complimenti a loro per la buona organizzazione di gioco prima di tutto, e poi faccio i complimenti ai nostri ragazzi che sono riusciti a raggiungere la quinta vittoria consecutiva. Quindi io li sto sfidando, perché 8-9 anni fa in prima categoria con la Melitese, in prima categoria avevamo fatto 9 vittorie di fila, quindi è un po' una scommessa tra me e loro, quindi speriamo di continuare così. Poi in ogni caso se continuiamo a fare queste prestazioni accettiamo lo stesso il verdetto del campo, non dobbiamo cadere nei tranelli, non dobbiamo cadere nei tranelli degli avversari che magari giustamente le provano tutte per vincerci, perché siamo una squadra giovane, quindi se cadiamo evitiamo di giocare a calcio, quindi noi dobbiamo pensare solo a giocare a calcio e far crescere la nostra società sempre di più. Ho notato che avete migliorato comunque l'assetto difensivo e si è spinto anche a segnare Ielo. Sì, ci abbiamo lavorato, perché all'inizio non dico che era il nostro punto debole, ma ancora erano tre quarti di praticamente nuovi, quindi anche Mangiola, che non era abituato a giocare difensore centrale, Sgro è uno che è stato dirottato in difesa l'anno scorso, quindi non è che ha giocato sempre in quel ruolo, Martino idem, quindi col lavoro si ottengono risultati e questi risultati sono per noi molto importanti. Proviamo a dare una risposta differente rispetto al solito. Mister, a che cosa ambite giunti a questo punto? A salvarci prima possibile. Prima ci salviamo e poi possiamo ambire ad altro. Ti ripeto, io dico sempre a loro, ai ragazzi, che tutto è migliorabile, quindi non sappiamo noi l'effettiva nostra forza, perché se partiamo dal concetto che tutto è migliorabile, noi cerchiamo di migliorare sempre. Non possiamo fare altro, e ti dico pure che lo slogan di questa partita è stata non vi è sosta se non sulla cima, quindi quando arriviamo in cima poi ci guardiamo intorno e vediamo quanto manca, quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Ultimissima domanda: Idrissu è uscito, si è fatto male, cosa è successo?
Sì, ha avuto un colpo, una gomitata sullo sterno, sul diaframma, quindi aveva perso un po' il respiro, ora sta benissimo, quindi diciamo che è un corazziere, quindi magari non viene, sti ragazzi non vengono molto tutelati perché hanno una forza fisica incredibile e viene facile magari al difensore picchiarlo a palla lontana, malmenarlo e tutto il resto. Il problema è un altro, il problema è che dobbiamo, anche gli arbitri devono stare più attenti perché sono dei bravissimi ragazzi, almeno i miei due ragazzi sono degli ottimi ragazzi, serissimi, mai una parola fuori posto, quindi mi dà un enorme fastidio, anche se quando fanno falli pure agli altri ragazzi, ovviamente, perché noi non siamo né neri né bianchi, siamo il Borgo Grecanico, quindi siamo 25 ragazzi che praticamente cercano di mettercela tutta e fanno parlare bene del paese di Melito. Carmelo Militi della Bovese, quindi commentiamo questo incontro perso dalla Bovese e il Borgo vi supera a questo punto in classifica. Sì. È un periodo che va tutto storto, tre partite di fila perse per il morale a terra, poi oggi si è presentata la partita subito male perché abbiamo preso il gol a freddo, diciamo, e quindi di conseguenza giocare a rincorrere è sempre una perdita di energia enorme. Una volta che tu riesci a fare dell'amore del gioco e non riesci comunque a finalizzare tutto, si creano sempre poi nervosismo, perdite di tempo e tutte le cose che vanno contro la squadra che cerca di recuperare. Bisogna stare fiduciosi, lavorare, cercare di superare questo periodo nero. Voi pensate quindi che l'incontro oggi poteva andare differentemente se non si subiva quel gol ai primi 50 secondi? Diciamo che una volta che hai subito il gol, che è un dato di fatto, noi avevamo bisogno di segnare il gol. Ci siamo avvicinati tantissimo con Petronio, un presunto rigore non chiamato dall'arbitro, vabbè, questo ci sta pure. Abbiamo tentato di reagire, ci è andata male in qualche occasione e da lì poi è scaturito tutto la parte negativa. Che campionato vi aspettate ora? La vostra risalita, diciamo, in classifica, e siete sempre là comunque nei piani alti? Noi siamo un gruppo che lavoriamo tanto, tutti gli allenamenti ci siamo tutti, siamo 23-24, ci crediamo, siamo fiduciosi, bisogna soltanto stare calmi e lavorare, perché il calcio non è una magia, il calcio è lavoro, serietà, umiltà soprattutto, e andare avanti e ripeto, superare questo periodo un po' storto. Vincenzo Napoli, Cecio per gli amici. Allenatore in seconda, diciamo così, nel Borgo, ma allenatore in prima nell'Under 19 regionale, non cerca rivincite naturalmente ex di turno, ma lui pensa soltanto a raggiungere i punti che servono alla squadra per ottenere la salvezza tranquilla, tra virgolette. Allora, il tema della partita era fare tre punti, perché noi da stasera, la società, il mister, i calciatori e tutti noi vogliamo cercare di fare l'impossibile. C'è qualcosa che non era scritto inizialmente, ma che a questo punto siamo obbligati a tentare. C'è una squadra che questa sera è al terzo posto, non perde già da 4 partite, abbiamo fatto dei test, chiamiamoli test importanti, con San Giorgio e altre squadre, i ragazzi in un certo modo stanno orientandosi su quello che devono fare, quindi a questo punto cercare di credere di arrivare ai playoff è una cosa giusta, anche perché merita una piazza importante e merita una squadra in promozione. Se ci andrà bene, ci andrà bene, se no ci abbiamo provato fino alla fine. Le soddisfazioni comunque arrivano anche dall'Under 19 regionale. Allora, lo stesso discorso abbiamo fatto anche per l'Under 18. Cioè, noi abbiamo incontrato sia il Bocale e abbiamo pareggiato, sia la Reggio Mediterranea e abbiamo perso meritatamente o immeritatamente, non lo sappiamo, comunque perdere al 92esimo con una corazzata del genere, che è già campione regionale, ci ha costretto a dire che anche con l'Under 18 tenteremo di fare il massimo, anche se prima volevamo solo valorizzare i ragazzi, cercheremo di valorizzarli vincendo fino alla fine.
la grande rivincita di Enzo Napoli, grande giocatore del passato, allenatore anche di un certo prestigio, ex di turno. Allora, intanto non c'è nessuna rivincita, questa, cioè, anche se lei ha fatto questa battuta, faccio finta di non aver sentito, perché a me le rivincite non mi interessa, io sono qua, faccio quello che so fare, collaboro e penso al mio futuro, punto, gli altri non mi interessano.